E quindi comincia a pensarci, a ripensarci, comincia a vedere le cose da un certo punto di vista. E da un lato mi è venuto in mente di scriverlo per un ringraziamento alle persone che mi hanno insegnato la libertà. Ai miei nonni, ai miei genitori, ai miei maestri, sono tutte persone che sono state grandemente libertarie, anche pagandola caramente. E quindi era doveroso da parte mia dedicare qualche pagina a chi mi ha dato tanto. La seconda motivazione è opposta, cioè una preoccupazione che qualcuno può illudersi che la libertà sia per sempre, che quella che hanno conquistato i nostri nonni, i nostri padri, anche con la vita, sia stata in qualche modo un obolo, un regalo che hanno dato alle generazioni future e che se ne sarebbero giovate appunto per sempre. Così non è stato. È stata una grande illusione. Così non è stato. Certo, le cose sono diverse. Le generazioni passate vedevano la minaccia, la libertà fisicamente, c'erano delle divise, dei militari, dei vessilli, degli elmetti, era tutto molto visibile, era tutto molto chiaro, chi stava di qua e chi stava di là. Oggi è molto diverso. Perché non ci sono divise militari, non ci sono vessilli, non ci sono, anzi, è tutto ammantato con questa grande manipolazione globale che chiamiamo libertà, che è la libertà di fare quello che ci pare, ma la libertà non è quella di fare le 7 di mattina in una discoteca. La libertà è scegliersi la vita, la libertà è correre dietro ai propri sogni, la libertà è possedere, attivare, coltivare passioni. E tutto questo è molto difficile. All'epoca della Repubblica dei laici tutto questo è una bestemmia. Io penso che neanche a Berlino nel 1932 avrebbero sognato tanto l'idea che nel mondo ci sarebbe stato solo un sì, ma like. Quindi non l'ha fatto un signore con i baffettini, ma l'ha fatto un giovanotto molto simpatico, con scarpe slacciate, con i jeans tagliati. Caruccetto, ipermiliardario, che tante ragazze sognerebbero, tante mamme vorrebbero come genero. E questo signore si è inventato tutte queste cose, ci ha guadagnato un'impaccata di soldi, per poi dirci che non siamo così liberi. Quando i ragazzi tornano a casa e scaricano da Netflix un film non è libertà, perché non scegli quello che vuoi. È come andare in una pizzeria e chiedere, che ne so, pesce. Lui si dice, la pizzeria. E io voglio il pesce, e non c'è. E quindi ti mangi la pizza.
puoi scegliere con le alici, con la mozzarella, ma sempre pizzeria. Andate a cercare stasera, andate a cercare qualche capolavoro del cinematografo italiano o internazionale, provate a scaricarlo, non c'è. Perché? Perché non gliene frega niente Copertino di California di mettere certe cose. Cosa si mette? Si mette quello che è più commerciale, che non è necessariamente quello più bello, non è necessariamente quello più formativo. La mia generazione, io sono anziano, la mia generazione è cresciuta col cinema e col teatro. Ci insegnavano tante cose. Pensate, un grande film scandaloso che fu L'ultimo tango a Parigi, che le mamme, no, arrossivano, gli veniva, no, l'idea che noi andassimo, che adesso se lo fai a vedere, secondo me lo fanno vedere pure nei conventi, perché tanto ormai si è andati ben oltre, eh? Ed era un film formidabile della ricerca di un padre, un uomo solo e non più giovane, che temeva il declino, temeva di avere tracimato la vita. E quell'uomo così bello e così perduto, in quella Parigi, no, piena di alpe, quello che cos'era se non il rapporto che Freud ci aveva così bene insegnato tra Eros e Thanatos, cioè tra l'erotismo e la morte, che sono molto vicini, l'erotismo e la morte, molto vicini. Diceva Moravia che la donna, quando ha un orgasmo, ha la stessa faccia di quando partorisce. Era la sua fissazione, perché è una faccia di dolore spesso. E quindi vedete quante cose ci siamo persi in questi anni, perché abbiamo finito di cercare, e questo è stato il primo grande inganno. Quando tu cominci a finire di cercare è perché pensi di avere già tutto, non vai più a pesca perché il pesce è già surgelato. Però la pesca ti permette ingegnosità, ti obbliga a cercare un pezzo del fiume che non avevi visto, forse ti permette anche di incontrare un altro pescatore simpatico con cui fare due chiacchiere e andare a bere un bicchiere di vino alla sera. Vedete quante cose. E questo solipsismo tecnologico che ci fa pensare di avere tutto, non abbiamo l'essenziale. L'essenziale sono le nostre relazioni, sono le nostre relazioni. Ci sono ragazzi che si innamorano e si lasciano su WhatsApp, pure a Benevento lo fanno. Ma dico, ma chi c'è dalla boccia? Ma come si fa? Ma è così bello nei due sensi dire ti amo oppure non ti amo più, e dirlo negli occhi, guardandosi, avere il coraggio delle relazioni che si chiamano empatia. Le parole dell'italiano, anche parole in italiano fino a un certo punto, hanno tutte radici. Per quello che io ce l'ho, c'ho questa ossessione dell'identità nazionale. Anche ieri ho trovato un signore che, poveretto, secondo me non ha due neuroni, perché sono assai. Ne ha uno che si pettina, certe volte a destra, certe volte a sinistra.
che insisteva sull'identità nazionale. Dico, ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Io capisco cosa vuol dire patriottismo. Il patriottismo so che cos'è, perché basta aprire un vocabolario per capire che è la terra dei padri. Ma quali padri? E quale terra? Astor Piazzolla è andato fino in Argentina e si è portato uno strumento musicale in cui si è inventato una musica meravigliosa. Ma cosa c'è in Argentina di Argentina? Ma non c'è nulla, sono tutti mischiati, tedeschi, italiani, spagnoli, indio. Ma che male c'è? Ma che sapete? Ma che dobbiamo fare? La purezza come la grappa? No, la purezza, l'altro giorno c'era sempre questo imbecille che diceva, ah, l'italianità, dico, faccio un esempio, anche abbastanza, io sono scemo, faccio un esempio, l'italianità, a questo mi fa un piatto di spaghetti al pomodoro. Dico, ma sa che lei ha detto una grande cretinata, sì o no? Il pomodoro viene dall'America, l'ha portato a Colombo, la pasta viene dall'Eufrate, sarà arrivata pure qua, ci sono stati dei bravi napoletani che hanno capito che si poteva fare di quella cosa una cosa ancora più sublime, eh? Una volta un vecchio cuoco napoletano mi raccontò la storia del surtù di riso, sartù di riso, surtù, e poi in realtà, e come me la spieghi perché mi interessa, e dice, era una cosa dell'epoca dei francesi, c'era si doveva preparare un pranzo molto importante, avevano chiamato questo cuoco e mi raccomando, fai delle cose sbalorditive che sono gli ospiti importanti assai, bisogna fare. E lui si inventò questa cosa col riso, chissà come diavolo gli venne, e quando chiesero a questo marchese alla fine, disse, ma com'è andato questo pranzo, vi è piaciuto? A lui ha detto è stato sublime, surtù, no? Disse surtù il riso. E quindi questi pensarono che il riso si chiamasse surtù. E la surtù diventa sartù. Ma vedete che bellezza! No? È tutto una cosa, un giro, una meraviglia. Ma quanta roba di meraviglioso ha portato gli spagnoli da queste parti, pure la pizza, anche quella non è napoletana, adesso lo so che qualcuno sviene, non è napoletana, fatevela una ragione, la pizza l'hanno importata dei marinai di Maiorca, se proprio volete saperlo. E questi marinai venivano e c'avevano delle cose che dovevano durare per la traversata, ed era un piatto di fatto sopra il quale si metteva un po' di verdura, quello che c'era, quello che le alici, sottosale, eccetera. Vedete, tutto questo. E allora questa è la libertà. La libertà è un melting pot. È qualche cosa che mette assieme. La libertà è la vecchia arte del contadino che fa l'innesto, il più bravo contadino fa l'innesto migliore, perché mette assieme cose che mai avreste potuto pensare, ma lui sa che sono compatibili, che produrranno cose ancora non viste. Ecco l'innovazione. L'innovazione viene dall'innesto.
questo. L'innovazione non può venire da una cameretta oscura, ma dall'incontro, dalla... Si dice che Picasso la sera fosse invitato ad una cena, lui non era notoriamente un carattere così semplice. Gli avevano detto no, ma vieni, non dite sempre di no, guarda che ci sono pure dei collezionisti, lui non era poi, non era noto, era giovane, era i primi anni, i primissimi anni di Parigi, poche lire in tasca, vieni, un signore con una grande abitazione, fanno scemo, vieni, e questo ci andò contro voglia. E poi si annoiava ovviamente, cioè tutte queste persone non gli fregava niente, allora dicono che si alzasse dalla sedia del padre e cominciasse ad andare in giro. E capitò in una sala, lui non sapeva che fosse esattamente questo proprietario di casa, ma era un grande collezionista d'arte. E questa sala era adorna di arte africana, che a questo signore piaceva molto anche perché era stato molto in Africa. E pare che Picasso, che non aveva mai visto bene così da vicino, cominciasse a guardare questi volti intagliati nel legno e ne fosse rimasto in qualche modo ammagliato. E poi aggiungo io di fantasia, ma non credo che sia andata molto diversamente. Finita sta cena, avrà voluto farsi due passi da solo lungo la Senna, una bella serata di primavera. E che avrà pensato Pablo? Ha pensato, ma guarda un po', quel volto diviso in quattro. E se io lo dividessi in otto? E se quel volto di quella donna lo faccio in 12, nasce il cubismo. Lo vedete? Curiosità, grande curiosità, grande passione, grande capacità, cari ragazzi, vanno fregato quando vi dicono che uno uguale a uno, ma quale uno uguale a uno? Una bestemmia contro l'umanità. Ma vi pare che siamo tutti uguali? Ma che siamo? Ma neanche gli scimmioni sono uguali. Ma state scherzando davvero? Uno uguale a uno quando va a votare, perché ognuno di noi ha un voto ed è giusto che sia così, perché si chiama democrazia. Ma tutto il resto, ma permettete, ma siamo assai diversi. Due gemelli monozigoti che la natura ha fatto identici, si dice come due gocce d'acqua, andate a vedere, non ci sono le gocce d'acqua uguali, vedete quante cretinate che diciamo, nemmeno le gocce d'acqua sono uguali, una viene un po' più lunga, una viene un po' più corta. E allora due gemelli, se perdono la mamma, hanno due lutti diversi, ci potete scommettere tutto quello che volete. Andateli a trovare 15 giorni dopo. Uno ancora è in casa, malinconico e triste, quell'altro torna per gli affari. E perché? Perché sono diversi. E adesso la diversità è diventata un problema. Ma se è l'unica speranza che abbiamo, l'unica grande opportunità, perché la diversità porta la libertà, inevitabilmente porta la libertà. C'è qualcuno, sapete chi è?
detesta la diversità, chi non è riuscito ad esserlo. Questi poveri disgraziati che non hanno fatto niente in tutta la loro vita, per forza detestano chi qualcosa ha fatto, quindi per forza ti detestano. Pure a me mi hanno detestato per 10 anni per i maglioni, io non ho mai capito, ma che c'è quei colori, perché i colori, anche perché, ma se provateci a pensare, perché il colore è libertà. Pensate, prendete una fotografia di 50 anni, 60 anni fa di uno stadio, erano tutti grigi, prendete, erano tutti uomini, le donne non c'erano, tutti col vestito, quasi sempre col cappello, e tutto grigio. Perché venivamo da un'epoca in cui non si poteva nemmeno sentire il jazz, perché era proibito perfino il jazz, capite? Che non si poteva neanche dire garage, perché bisognava dire autorimessa. Ma pensate che idioti per 20 anni a sentire queste sciocchezze infinite. Non abbiamo potuto sentire certa musica, leggere certi poeti, leggere certi romanzi, tutta la lettura americana proibita. Ma pensa, ma dov'è la libertà? Ma fammi fare una notte con chi mi pare a me, o no? Posso scegliere Kerouac? No. Posso deliziarmi con Armstrong? No, peggio, perché è jazzista pure nero. Quindi figurati, eh? È il peggio del peggio, no? E invece pensate che meraviglia, pensate che meraviglia. È stato proprio lì, pensate il jazz, che combinazione di per sé, perché viene dal blues, c'è una parte di gospel, c'è una parte di musica classica, c'è tutto sto incrocio, sto crocevia, ma i crocevia sono i posti migliori della vita. Questo bisogna dirlo ai ragazzi. L'unica, quando mia figlia mi ha detto, secondo te cosa che faccio nella vita? Dico, non me lo chiede a me, perché non lo so. E anche perché io ne ho cambiati talmente tanti di mestieri, che è proprio la persona sbagliata. Io ho fatto di tutto, per fortuna. Di tutto. Il muratore no. Sono andato vicino pure là. Ma le ho detto, una cosa non la devi fare, la psichiatra, quella ti prego, fai un voto alla Madonna, per favore, se non vuoi condannarti, perché per i prossimi 30 anni ti diranno, ma lei è la figlia di, lascia perdere. Tolto quello, fai tutto quello che ti pare, ma soprattutto cerca posti dove la gente si incontra, perché è lì che vengono idee. È quello che diceva Steve Jobs, che è un vero genio del digitale, poi gli altri sono stati molto meno intelligenti di lui. E quando gli chiedevano, no, un giornalista gli diceva, ma nel suo grattacielo della Apple, a che piano sta la creatività, dove stanno questi creativi? Diceva sto giornalista, e già mi si era irritato dalla domanda, diceva che non c'è un piano della creatività, mi spiace,
Ah no, come fate? E quindi? Non lo so, ma quindi se proprio lo vuole cercare deve andare giù, giù dove, per terra, piano terreno. E cosa c'è nel piano terreno? La caffetteria. È lì che nasce la creatività. Tu ti prendi un caffè, c'è una bella ragazza, comincia a fare lo scemo. E che fai? Qui una fa la graphic design, ah davvero, e che fai? Fammi vedere il telefonino, che fai? E copi. E ti viene un'idea. Perché il progresso dell'umanità è stato attraverso le persone che hanno copiato. Copi, impari, copi. La bottega del Verrucchio sarebbe stato molto più banale se non fossero arrivati gli strani pittori fiamminghi che avevano delle tavolozze di legno all'epoca. Non potevi certo portarti dietro il rotolone di tela con questi sfondati azzurri, e ci sarà stato qualcuno che proprio scemo non era, tipo qualcuno Da Vinci, che avrà chiesto: ma come mai fate questi azzurri, che c'entra? Noi gli facciamo marroni, il paesaggio è marrone, è verde, che c'entra azzurro? Non ti dà profondità, ti dà spiritualità. Guardate la Gioconda, vedete, è un innesto anche lì. È italiano fino a un certo punto, ma ci dobbiamo vergognare di questo? Ci dovremmo vergognare il giorno che non faremo più questo, in cui vincerà la nostra boria, la nostra arroganza, il nostro senso di superiorità, che è stata la nascita dei periodi più bui dell'umanità. Pensare che qualcuno è superiore ad altri, ma su che? Sulla base di che cosa? Della religione? Del colore della pelle? Di che cosa? Io ho imparato tante cose da persone semplicissime, e non c'avevo neanche la terza elementare. Io ho imparato tante cose da dei geni, ugualmente. A me mi ha stupito Renzo Piano, con cui mi delizia ogni tanto poter lavorare assieme, esattamente come Luigi Grassi, Ospedale delle Bambole, Spacca Napoli. Una cosa meravigliosa, mi ha insegnato tante cose lui, che con quelle mani toccava queste facce, queste cose. Era la tenerezza. E poi mi diceva anche dove si mangiava la pizza un po'. Vedete, adesso piano, no? Vedi, uno che sa neanche la terza, sa una cosa che adesso piano non sa. Dove guardare la pizza un po'? Allora è che non dobbiamo avere paura di questo. Cioè, voi ragazzi, meno che mai, voi siete gente del mondo. Questo non vuol dire rinnegare cosa? Le nostre origini. Ma le nostre origini sono tante, diverse. Amalfi. Che vuol dire Amalfi? Amalfi, arabo. Amal, speranza. Fi, qui. Perché? Perché erano intelligenti i salernitani, avevano fatto uno scambio. Abbiamo bisogno di un approdo nel nord dell'Africa, e voi venite a commerciare qua. Noi vediamo due o tre paeselli qua sulla cosa, che tanto pensavano ancora, non c'era il turismo, quindi dicevano: vabbè, che gli diamo mai?
E infatti hanno fatto i paeselli arabi, con le strade strette strette, per due ragioni: A, non entra il sole, non fa caldo; B, puoi scappare se arriva qualcuno dal mare. E vedete, ed è nata la bellezza, la nostra bellezza, quella che noi chiamiamo la nostra bellezza, perché è nostra, perché alla fine l'abbiamo ereditata, nostra. Dovremmo dirlo se sappiamo difenderla. Allora diventa ancora più nostra. Nostra perché l'amiamo, perché la capiamo, perché la manteniamo. Il mantenimento della bellezza è quasi più importante della bellezza medesima. E allora voi ragazzi, io vi dico, non ascoltate sti vecchi che vi dicono che il mondo è peggio, se stessi anatemi. Mamma mia, ogni tanto ne abbiamo uno, te ne inventiamo qualcuno per mettervi paura. Ma per carità, nessuno è tornato dall'Erasmus più scemo di prima. Perché? Perché anche se non hai imparato tanto all'università, hai imparato a farti il letto. E questo non è poco. E sai anche quanto costano le patate al mercato. E anche questo non è poco. Perché questo vuol dire autonomia. E se sei autonomo puoi progettare, ma se non sei autonomo che progetti? Progetti le cose degli altri. Non puoi progettare senza l'autonomia. E noi insegniamo ai bambini a essere autonomi. C'è una circolare del Ministero dell'Istruzione che mi fa venire i brividi solo domani a nominarlo. Meno male che cambiano così spesso i ministri. Non te la puoi prendere con nessuno, come individuo uno già non è più ministro, per cui non è. Ma voi dici, sai, quello lì era cretino, no, perché è un ex, quindi ce n'è un altro che magari pure peggio, ma non dico i nomi per educazione. Però mi ricordo questa circolare che diceva che nelle scuole materne bisognava usare i tablet. Mamma mia, i tablet ai bambini, così zoom, 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 zoom. Ma voi davvero pensate che un tablet sia meglio del pongo? Ma voi avete mai visto un bambino, 10 bambini che creano qualcosa col pongo, con la plastilina, col fango o un pupazzo con la neve? Avete mai visto due cose uguali? Non è possibile. Uno fa il naso più lungo, quello lo fa più piccolo, quell'altro lo fa ciccione. Perché? Perché la personalità è quello che tu vedi. E questo è fondamentale. Ma come si capisce un bambino? Non si capisce quando, non avendo una grande proprietà di linguaggio, disegna. E se gli togli il disegno, ma che capiamo dei bambini? Il problema è che a Cupertino, California, dei bambini non gliene frega niente. Mi interessa che scarichino dei programmi, che facciano. E noi siamo così scemi che glieli regaliamo a Natale. L'ultimo, l'ultimo dei tablet, perché? Perché c'ha 500.000 pixel in più, perché voi domani mattina contate i pixel, giusto? Voi domani mattina appena alzati, 1, 2, fate così, no? Ma
politici dove ci portano. C'è quella gente che fotografi i cappuccini, ma vi rendete conto? L'ho visto con i miei occhi, sì, no, beh, se era una signora, secondo me un po' si è vergognata, e quindi si era messa un po' così e c'era sto cappuccino, che poi dico, ma che c'era sto cappuccino? Perché sempre cappuccino era, è vero, c'era un cuoricino con sta schiuma, il barista era parecchio innamorato, no? Ma puoi mandare alle 8:12 la fotografia di un cappuccino a qualcuno che te la deve pure commentare? Delle due una, o non abbiamo proprio più niente da fare, e questa è una buona notizia, siamo tutti disoccupati e felici, come dice De Masi, siamo tutti disoccupati e felici. Lo dice lui, io non ci credo tanto, però evidentemente mio nonno, il cappuccino, il tempo di fare una fotografia al cappuccino non ce l'aveva e faceva cose più interessanti secondo me. Usava le mani, per esempio, creava delle cose, sperimentava. Godeva delle cose che era riuscito a fare. Riesco a spiegarlo. Questo non per fare la solita polemica, sì o no, contro la digitale, non digitale, anche perché, sapete, questo è il modo tipico di ragionare dei computer. Il computer funziona in maniera semplicissima, 0, 1, 0, 1, e a forza di usare i computer anche noi abbiamo cominciato a pensare 0, 1, 0, 1, ma l'intelligenza umana è nel dubbio, non è 0, 1, è 0,05. È lì che nasce l'intelligenza, è nel porsi un problema, nel pensare che forse quello zero è eccessivo, ma pure l'uno non scherza, o pensare ancora di più che ognuno di noi tiene la testa sopra il collo. Vedete, tanti tanti anni fa io scrissi uno dei miei primi libri, si chiamava Cuori Violenti, ed era un viaggio per l'Italia alla ricerca dei ragazzi cattivi, ma cattivi cattivi, non quelli che rubavano la marmellata, quelli che ammazzavano la gente per la camorra, l'andrangheta. Io e quelli sono andato a cercare. E ricordo in una comunità a Sisciano, vicino a Napoli, mangiavamo tutti assieme. Erano ragazzini, stiamo parlando tutti minorenni, ma ne avevano già fatte più di Carlo in Francia. E mi ricordo mangiavamo un minestrone. Me lo ricordo perché questo ragazzino piccolino, Peppino, a un certo punto ha smesso di mangiare e mi guardava, mi fissava. Dopo un po' gli ho detto, ma che c'hai? Mi dice, ho capito. Dice, che hai capito? Che vuoi tenere la tavola. E lì l'ho capito io. Vedete, la libertà e tenere la capa. Lui non era libero, lui quello doveva fare. E appena usciva di lì,
quello doveva tornare a fare. 3 anni dopo, quando sono tornato in quella comunità, Peppi non c'era più. C'era un buco nella fronte. Era libero. Aveva ragione. Voi tenete a capo. Avete studiato, avete la possibilità, avete un'alternativa. Io che alternativa ho? Dove vado? Vedete? Ecco cosa bisogna dire ai ragazzi. E quando la tecnologia riduce al minimo le nostre conoscenze, non le amplia, non è vero. Perché in un tweet di 180 caratteri, ma che volete scrivere? O siete ungaretti, o siete degli scemoniti. Io non si può non siete ungaretti su 180 caratteri, mi dispiace tanto per voi, ma non potete dire nulla di intelligente. Perché le cose sono molto più complicate. Molto più complicato e abbiamo bisogno di entrare nel merito delle cose, di studiare le cose, avere buone scuole, non scuole dove tutti sono promossi, le scuole che sono tutti promossi, sono le scuole fallite, perché chi ci rimette sono i migliori, è ovvio. E se noi ci prendiamo dei migliori, dove andiamo? Ditemelo voi, dove andiamo? Dicono 250.000 ragazzi e ragazze sono andati via dall'Italia a cercare lavoro. L'hanno fatto bene. Scusate, devono rimanere qua a prendere 300 euro al nero, perché tanto ti davano un buono nello studio di avvocato, eh? Non facciamo tanto quelli che, anzi si dice, sei pure fortunato che sei qui, perché c'è la fila fuori, eh? E allora questo si chiama sfruttamento. In Inghilterra un avvocato che ha 27-28 anni prende 2.000 euro al mese. Giusto? Perché? Perché è giusto che a 27-28 anni tu sia non solo remunerato, ma anche autonomo da tuo padre e da tua madre. Perché non è dignitoso dover tornare a casa col cappello in mano, sì o no? Che poi papà ti possa regalare il computer nuovo, è un conto, e viva Natale, ma che la tua vita, la possibilità di uscire a berti una birra con i tuoi amici, te la paghi tu, e perché no? E perché questo deve essere proibito? Questa è l'idea. Vi racconto una storiella simpatica d'amore, che così. Ma ci sono dei ragazzi o no? Sì. Ah, ci sono dei ragazzi. Vabbè. Anche qua. Ragazzi, c'è la mia. Ehi. Seriamente. Vabbè, ero molto giovane. Io da sempre, da quando avevo 16-17 anni, mio papà mi ha fatto andare in Inghilterra d'estate, poi un pezzo dell'università, eccetera, insomma, alla fine ho imparato l'inglese, ho imparato a stare un po' al mondo, a capire quali erano i pericoli, quali erano le cose. All'epoca lavoravo ad Amsterdam, io ero già laureato, lavoravo per l'Organizzazione Mondiale della Sanità
e avevo incontrato una ragazza che mi piaceva tanto, che era una ragazza che stava laureando in psicologia. Io ho avuto neanche 30 anni, lei ne avrà avuti 24. E carina, molto simpatica. Avevamo le case del comune di Amsterdam che erano date agli studenti, quindi a un prezzo modico, però naturalmente dovevi dividerla in 3 o in 4 o in 5. E quindi stavamo con altri 2 o 3 ragazzi. Lei la sera, per arrotondare, suonava, era un gruppo rock, piuttosto impegnativo pure, c'era anche un po' paura, però era così carina, mi sono fatto forza, ho osato anch'io, che dobbiamo fare? Vania, vedete, non ricordo ancora il suo nome, e come no, non c'è, certo. Ad un certo punto d'inverno succede una cosa terribile. Si rompe il boiler. Si rompe il boiler. Amsterdam non è una città particolarmente tiepida. E quindi se d'inverno si rompe il boiler, qualcosa succede. Per esempio che la doccia comincia a essere complicata, per quanto tutti possano organizzare. E quindi abbiamo fatto una riunione di tutti i gruppi dei ragazzi, c'hai i soldi, non venivano fuori i soldi per poter chiamare, e quindi abbiamo detto facciamo una cosa, stiamo qua, aspettiamo una settimana, quindi mettiamo via ognuno un po' di soldi fin tanto da arrivare alla cifra per poter chiamare sto benedetto idraulico. Perfetto. Finalmente la cosa succede, la doccia torna e nel frattempo si avvicina a Natale. E questa ragazza mi fa, ma che facciamo a Natale? Io dico, che facciamo a Natale? Non so, che si fa qua a Natale? E dice, si fa quello che più o meno, credo, quello che si fa anche da voi. E cioè, cenone, prima il 24, ma ti va di andare? Perché era molto timido, pensava che io, dico, in che senso? No, dico, c'è tutta la mia famiglia, ma io ho detto, ma si mangia? No, il cenone, si mangia. Si mangia subito, perché noi non mangiavamo. Mangiavamo poco e molto misurato e male, e abbastanza schifosetto, diciamo, c'è pure la verità. E quindi l'idea finalmente di approdare ad una cena che si chiamasse cena mi riempiva il cuore, e dice, ma scusa, ma tu non me l'hai mai nominato, ma dove stanno i tuoi genitori? Stanno a Denag, la capitale, dove sta il governo, i funzionari. E io ho detto di me di qua, però, Denag. Vuol dire che insomma, la famiglia benestante, non ho mai parlato, per me potevano fare gli operai o essere Presidente della Repubblica. Bene, quindi andiamo. E lì c'è la riunione, arriva anche il fratello che non so dove vivesse in giro per il mondo, vedo questa bella villettina con un giardinetto davanti, la villa, 2 piani, classica, no? Cosa tipo inglese, no? E dietro c'hai l'orto. E io, loro si mettono in questa bella cucina, io timidamente mi tolgo un po' perché mi sembrava anche importuno essere lì. E
quindi che faccio? Io che non mi faccio mai i fatti miei, io ho imparato che è una cosa deliziosa. Comincio a farmi due o tre passi, a vedere, apro una porta ed entro in quello che era evidentemente lo studio di papà. Un po' asserito di legno, la libreria, la bella scrivania, la poltrona, e sulla scrivania troneggiava due pezzi di plexiglass che tenevano insieme, all'epoca c'erano i fiorini, un fiorino d'oro. Nel momento in cui io stavo ammirando il fiorino d'oro, entra, dice: scusa, dai, io non volevo dar fastidio, ho sbagliato, sono entrato. No, hai fatto benissimo, hai detto che sono di papà. Ah, dico bene, ma dice, ha vinto un premio, cioè c'è il fiorino d'oro. Dice: no, no, quello che premio? Ma è un fiorino d'oro. E dice: per forza, è il presidente della Banca Centrale d'Olanda. E io ho detto: senti un po', noi siamo stati quasi 20 giorni con l'acqua gelata. E tu sai il papà che è il presidente della Banca Centrale d'Olanda. Ma pensa se mi fossi fidanzato con la figlia del presidente della Banca d'Italia, mandavano 9 boiler 30 secondi dopo, c'erano tutti i camioncini sotto, o no? Bimba mia, amore mio, vuoi lavarti le mani con l'acqua fredda, ma è una roba terribile, pensate che io ho capito quale bel insegnamento nelle due parti. Questa si chiama libertà. Da una parte sei una ragazza, hai 25 anni, stai per laurearti, c'hai anche un lavoro la sera, vai a suonare, è impegnativo, perché devi chiedere i soldi a papà? La dignità dov'è? E dall'altra parte, perché io devo aiutare mia figlia, che è una brava ragazza, e sa far tutto, è una che se la farà, anzi, ce la farà proprio se io non l'aiuto. Pensate in un secondo cosa capisci, è da lì che cominci a capire, ecco perché le esperienze in giro per il mondo ti insegnano delle cose, ti insegnano tante cose che nemmeno te le immagini, perché pensi, è vero, la dignità, ma certo, fai un sacrificio e poi quando riesci finalmente ad ottenere quella cosa per cui hai fatto quel sacrificio, sarai 10.000 volte più contento rispetto a quando te la regala, perché è così, funziona così. Adesso questa ragazza, questa signora è diventata una psicologa bravissima, perché li vedi. Come fate a giudicare i ragazzi, voi adulti? Io ho un metodo solo, guardo gli occhi. Se hanno gli occhi splendenti, tutto bene. Se hanno una palpebra già abbassata, sono morti a 18 anni, c'è più niente da fare. E allora bisogna incentivare tutto questo. Una ragazza a un liceo mi ha detto: se lei fosse il mio professore, mi dica la verità, ma lei giudicherebbe più la mia preparazione o la mia passione? Bella domanda, bravo. Vuoi sapere la mia risposta? La mia risposta è la passione. Vuoi che ti dica qual è la risposta della scuola?
separazione. Ma c'è una bella differenza. Anch'io ero preparato alla lezione di latino, ma era tutto imparato a memoria, appiccicatissimo. 3 giorni dopo l'interrogazione sapevo più il latino, perché non me ne poteva importare niente. Quando cominci a pensare questa cosa mi interessa perché c'è un lato che mi incuriosisce, allora vado a leggermi anche un'altra cosetta e poi vado a vedere, poi magari incontro uno che ne sa di più, comincia a costruire, comincia a mettere il fieno nel fienile, comincia a mettere via roba, poi non sarà esattamente quella, ne cambierai tante altre, ma intanto cominci dalla passione, cominci a rincorrere i tuoi sogni. E un ragazzo l'altro giorno in un liceo mi ha detto, ma secondo lei, ditemi la verità, ma avere delle pretese, delle ambizioni, è una patologia. Io spero che tu sia orfano, perché se tu c'hai 2 genitori che ti hanno insegnato che l'ambizione è una patologia, scappa stanotte stessa, vai a cercarti le tue passioni, perché se c'è qualcuno che pensa che essere adulti è mettere il bastone nelle ruote ai ragazzi, vuol dire che siamo tutti diventati pedofobi, cioè che non amiamo più la gioventù. La gioventù deve essere libera di provare, di sbagliare, di riprovarci, deve avere ambizioni, certo, pensare della vita, e poi ogni tanto cadrai, ma la vita non si conta nel numero delle cadute, si conta nel numero delle volte che ti sei tirata su da quelle cadute. E ce ne deve essere sempre una in più. Ma la vita ce ne deve essere sempre una in più, e questo ti fa aiutare. Quindi ragazzi, non cadete nelle trappole, usate il vostro cervello, siete in un mondo meraviglioso. Con il prezzo di una pizza, di una birra, potete andare stasera a Berlino. Basta prendere un Ryanair, arrivate a Berlino, arrivate dovunque. Andate, fatelo. Se qualcuno, guardate, poi c'è una cartina di tornasole, quando tornate a casa con un'idea, e tutti dicono, per carità, ma che sei matto, è ottima. Vuol dire che è giusta. Se voi tornate e dite una cosa, tutti dicono, ma sai che è una bella idea, non ce l'è. Giusto, ci avevo pensato anch'io l'altro giorno, vedrete una banalità totale. Fate gli avvocati solo perché vostro zio fa l'avvocato, non perché vi piace a voi, perché c'ha 300 metri quadri di studio, non perché vi piace a voi, ma che diavolo di vita volete fare da galeotti, scegliete di fare l'avvocato solo perché c'è una volta lì, lo zio ha detto ci penso io, e tu per 50 anni farai una cosa che ti fa venire il vomito ogni mattina alle 9 che entrate, ma che diavolo di vita volete vivere? Mamma mia! Se poi uno ama fare l'avvocato come lo zio, è certo che ci deve andare. Ma che discorsi, mancherebbe pure. Ma se ti piace fare un'altra cosa, falla, assumiti la responsabilità di farla. Oggi ci sono 10.000 possibilità in più, ai miei tempi i lavori creativi erano al 10%, oggi è molto di più della metà,
perché i lavori te li puoi inventare. Il lavoro non è più solo quella cosa che ti devi cercare, ma è anche una cosa che ti puoi inventare, e questa è una rivoluzione copernicana, te la puoi inventare, che non vuol dire le start-up, vuol dire che ti inventi una cosa, ci pensi, vai a vedere chi ne sa una più di te. È bellissimo. Quando andai a Berlino anni fa, andai a cercare una signora che mi interessava, perché aveva fatto una cosa molto bella. Questa era una signora di origine spagnola che stava a Berlino, Berlino ovviamente dopo il muro, Berlino liberata, e c'era un grande edificio enorme, austero, orrendo, devo dire la verità, che era la fabbrica delle sigarette già negli anni 20 usate dai gerarchi nazisti. Finita la guerra era diventata un'altra cosa, e poi finalmente era stata abbandonata. E con la caduta del muro di Berlino, c'era un ministero che si occupava delle questioni legate appunto alla riconversione del Berlino orientale. Questa signora andò da questa banca che era la proprietaria di questo immobile, disse: avete dei progetti? I soliti, appartamenti, negozi, io ne avrei uno diverso, e cioè uno che non vi fa guadagnare molto, ve lo dico subito, però secondo me è interessante. E quale sarebbe? Noi prendiamo questo grande edificio, lo dividiamo in spazi di 3-4 tipologie, 20 metri, 40 metri, 60 metri, 80 metri, stop, e lo diamo a chiunque abbia meno di 35 anni, gratis, ovviamente con wifi libero. E poi sotto al piano terreno organizziamo un grande posto dove si può fare quello che ti pare. Puoi fare la festa di compleanno che dura fino alle 6 di mattina, la puoi fare, tanto non dà fastidio a nessuno. Puoi fare un grande incontro per fare delle cose. E poi però l'idea è un'altra, è che all'ingresso ci devono essere i biglietti da visita di tutti questi ragazzi e ragazze che fanno le varie cose. Uno fa il coreografo, quell'altro fa, che ne so, fotografo, e uno arriva e vede tutto questo. Infatti era bellissimo, vede tutti un sacco di mestieri che manco sapevi che ci fosse. E i ragazzi che stanno alla concierge, cioè al gruppo centrale, devono organizzare almeno una volta al mese un incontro con tutti gli imprenditori che hanno bisogno di idee, fabbricanti di mobili, gente dell'elettronica, chiunque. Questi ragazzi hanno il dovere di organizzare una volta, e questa cosa viene comunicata a tutti quanti, anche a chi non gliene impone, anche al coreografo, perché è lì che vai e ti viene l'idea. Cioè, è diverso, non sei tu che vai nell'impresa, gli mandi il curriculum che tanto non ti rispondono, è l'imprenditore che cerca i ragazzi. E ne hai talmente tanti che qualcuno ti interessa. Ti interessa. Molto. È bellissimo. Io trovo che questa cosa qua sia... La creatività viene da queste cose qua. E io l'ho visto con i miei occhi diverse volte. Una volta lavoravo con Toscani, a fabbrica Benetton,
all'epoca era un posto dove stavi 3 anni e potevi fare varie cose creative. Naturalmente ragazzi e ragazze da tutto il mondo dovevi fare un colloquio e poi prendevi una borsa di studio. Mi ricordo che quell'anno, che era con Oliviero, pensavamo che gli faccia sì, vabbè, arrivano con il curriculum dice non dice, sono giovani, facciamo di fare qualcosa per capire. E a lui venne in mente questa idea, dice guarda, sai che facciamo? Gli diamo un foglio di carta, bianco, e gli diciamo faccia più pieghe che può. Dico, sei sicuro? Secondo me è qualcosa di interessante ancora. Mi ricordo che una giapponese si mise lì, non so quanti giorni sia rimasta a fare le pieghe. Poi a un certo punto arriva il giovanotto tedesco, me lo ricordo, un bel giovanotto, rasta. Io do un colpo di gomito a Oliviero, dico, secondo me questo qui è interessante, non so perché, non mi chiede perché, ma secondo me questo è interessante. E gli diamo un pezzo di carta, prego, faccia più pieghe che può. Questo lì dice più pieghe che può, sì, ha capito bene, più pieghe che può, bene. Questo è uno dei più grandi graphic designer che c'è ad Amburgo oggi. Libertà, rischio, poteva andarti male, poteva sembrare un gesto di maleducazione, poteva essere anche un gesto di protervia, poteva essere interpretato male, ma a noi due ci è piaciuto. Certo, abbiamo capito, questo è uno che va poi tenuto con le redini, perché sennò questo è uno che scappa via, però è un cavallo da corsa, è ben guidato questo corre, è bellissimo. L'altra sera finisco, poi ci sono delle domande. Era, per che ora è? A che ora arriva? Stretto. Ero a cena con dei miei amici, di cui uno è il capo di Gucci, il mio carissimo amico. Eravamo a un ristorante per conto nostro e c'erano un tavolo con delle ragazze che avevano riconosciuto subito Alessandro Michele, che è il grande capo, il guru della moda di oggi. E quindi vedevo che parlavano fitte fitte, un po' si vergognavano. A un certo punto sono fatte il coraggio in due, perché da sola una non ce l'ha la sera, diceva posso salutarla? Lei è Alessandro Michele, dice sento, dice, lui la guarda e fa, ma queste te le cuci a mano? E dice sì, io adoro le impuntature. Cos'è che fai te? Sì, io adoro le impuntature, le faccio sempre a mano io. Questo è il biglietto da visita della mia segretaria. Domani ti presento. Perché? Perché esprimi una passione. Chi gliel'avrebbe detto quella sera? Che avrebbe incontrato il guru della moda, che ha l'occhio lungo, dice questo qui non l'ha fatto una macchina, ma l'hai fatto tu, e se l'hai fatto tu a 20 anni vuol dire che c'hai una passione, e da lì che si parte. Vedete, un'impuntatura, non so se le cambierà la vita, non lo so, ma certo quella sera lì è tornata a casa a 1 metro da terra, lo dico io, non ci ha dormito.
Domanda che vi lascio. Qualche domanda? C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Perché appunto dobbiamo, abbiamo tempi molto molto ristretti. Siete tutti a posto? Nessuno? Chi è che ha alzato la mano? C'è qualcuno? Non lo so, da qua non è che si vede molto. Alzatevi, venite giù, giù giù, veloci, veloci però, eh. Veloci, veloci. Ce l'hai? C'è una ragazza là. Sì, sì, sì. Là in fondo. Là in fondo, guarda. Forza! Forza, abbiamo detto questo. Dello scientifico Virgilio San Giorgio del Sannio. E avevo una domanda da proporre. Come si concilia l'idea di libertà intesa come scegliersi la vita con una società democratica che di fatto ci sottrae la libertà e la speranza? No, senti, allora, cara ragazza, prima cosa, non cominciare alla tua età a lamentarti perché diventi insopportabile. Se qualcuno ti ha detto che la vita è un'autostrada tutta dritta, facile, spianata, eccetera, eccetera, è un massaggione. La vita è difficile, piena di insidie, ti farai del male, sicuro, ti tirerai su, ti innamorerai, perderai l'amore, lo riproverai, La libertà è tua, non la scegli, Zuckerberg. La scegli tu. Scegli tu quello che vuoi fare. Vuoi uscire con una tua amica e parlarle? Stasera in trattoria? Lascia il telefonino in borsa. Lascia il telefonino. Vai, vai, vai. Grazie. Mi chiamo Giussi e vengo dal liceo classico dell'Istituto di Liguri. Prima lei prima ha parlato delle molteplici possibilità e del fatto che ci dobbiamo reinventare, ma come si fa a capire in un mondo così pieno di possibilità? Come fare, da dove partire per decidere, per orientarsi e capire cosa ci piace, quando, perché tutto è bello alla fine, quindi è difficile decidere. Prego, andate. Salve, sono Maria Aurora del liceo Guarci di Benevento. Vorrei porle una questione. L'armonia intesa come libertà può essere considerata come un bisogno umano di valori condivisi? Io sono Giulio, del liceo classico Pietro Giannone di Benevento. Voglio fare una domanda molto semplice, ma qual è il ricordo più bello che lei ha di quando era piccolo? Buongiorno, mi chiamo Giuliano Costredo e vengo dal liceo Rummo di Benevento. La mia domanda è semplice, come avrebbe detto Socrate, chi è sì la democrazia? Che cos'è la democrazia per lei? Allora, aspetta, che me ne devo ricordare.
facile perché è quella del ricordo più bello della mia infanzia. Io vengo da una famiglia di artisti, quindi erano tutti artisti. Un nonno in particolare faceva anche cose strane, pure il falsario, faceva questa cosa. Però la cosa più bella, stupefacente che faceva quando c'era un po' di tempo e sceglieva me come aiutante, diciamo, come Sancho Pancia, lui faceva il Don Chisciotte, lui costruiva degli aquiloni con dei bambù, delle carte, delle cose. Poi andavamo in un posto dove lui sapeva che c'era una certa brezza e li faceva andare su, ma non lo faceva per me, lo faceva per sé. E io ho capito la felicità attraverso la faccia di mio nonno, che era stupefatto che quel manufatto volasse davvero. E non lo faceva per me. Ecco, io ho trovato che la felicità non è mai una lezione, ma un esempio. Cerca di vivere felice tu, e allora poi farai felice anche gli altri. Prima. E tanta cosa. Ma guarda, se avete quest'idea che tutto sia bello, adesso che sia proprio tutto bello, 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 non mi pare, perché insomma non credo che andare a bombardare una città in Siria sia così una cosa eroica, ammazzare dei bambini sia una cosa così fantastica. Quindi non è che tutto il mondo sia così meraviglioso, eh? Ci sono delle donne violentate in questo momento, ci sono delle donne, delle ragazzine che non possono essere istruite in questo mondo. Quindi il mondo non è questa favoletta che ogni tanto appare, per cui qui certo si sta un po' meglio, c'è un po' più di democrazia, un pochino. Certo, abbiamo condizioni economiche discrete, abbiamo un'aspettativa di vita abbastanza lunga, tutto questo. Che cosa ti piace, che cosa non ti piace nella vita? Ti consiglio di prendere un bel quaderno e cominciare a scrivere in una pagina tutte le cose che ti appassionano davvero, anche le più strampalate. E poi da un'altra parte cominciare a dire le cose che detesti realmente, che non faresti manco con la pistola puntata alla tempia. Comincia a fare, comincia a riempire queste cose, dopo un po' comincia a leggerle e rileggerle, comincerai a vedere che non è vero che tutto è uguale, che ci sono delle cose che ti piacciono di più, tra quelle che ti piacciono di più potrebbe esserci quella che poi comincerai a fare appena diventi nell'età adulta e potrai scegliere. Quindi comincia tu già a scegliere come a selezionare tra le cose belle e le cose. E ci sono, ci riuscirei. L'altra è un attimo, per buona armonia essere intesa con un bisogno essenziale dell'essere umano, visto come condizione di valore condivisa. Beh, l'armonia. L'armonia è libertà, però non è che a tutti piace la stessa armonia. Se tu prendi Mozart, io lo adoro, se lo fai sentire a qualcuno che conosco, prende, se ne va, cioè, si annoia, non è, ed è armonia per eccellenza, no, Mozart. Quindi normalmente è così, la vera armonia mette, però vedi, l'armonia, io ho una preoccupazione per voi, che è il rumore. Voi vivete molto un mondo pieno di rumore, tanto rumore, nei bar,
nelle discoteche, nelle scuole, ovunque c'è tanto rumore. Sarà che io ho una certa età che detesto il rumore, però pensateci, il rumore non vi fa riflettere e voi avete bisogno anche di stare da soli, di stare in silenzio e di pensare. Quindi ricavatevi voi questo spazio, questo dipende da voi, dipende da voi, non ve la regala nessuno, devi essere tu che dici io oggi pomeriggio, se mi permettete, mi metto lì a leggere le mie cose, mi sento la mia musica e penso ai fatti miei. E questa è una scelta di libertà. La quarta qual era? Che cos'è la democrazia? Che cos'è la democrazia? La democrazia è una speranza. È la speranza che questo mondo possa evolvere senza odio, possa crescere senza detestarsi, senza creare barriere.